Mauro Albizzo, che cosa è accaduto da quando sei arrivato qui circa 48 ore fa? Ah, nelle numerosi incontri che ho avuto con i miei colleghi ambientalisti e diversi negoziatori di altri paesi, emerge che l'impatto delle elezioni americane si è fatto sentire, ma in un certo qual modo in maniera positiva, perché ha compattato e ha rafforzato, dopo un primo momento di comprensibile incertezza, l'alleanza di tutti i paesi che hanno sottoscritto lo scorso dicembre a Parigi l'accordo per proseguire con determinazione in avanti, a partire dalla Cina, seguita dagli Stati Uniti, dalla coalizione dei paesi ambiziosi, capitanata dalle Marshall Islands e dal folto gruppo dei paesi meno sviluppati, ma anche da insospettabili paesi poco avanzati nelle politiche climatiche come Australia, Giappone, la stessa Canada, ma soprattutto l'Arabia Saudita. Quindi le prossime 48 ore saranno cruciali per capire se questa compattezza rimane e se la velocità nel procedere avanti sarà quella necessaria per dare gambe all'accordo di Parigi. Quindi qual è secondo te la panoramica più realistica che si può figurare al termine allo scadere di queste 48 ore? Ma io credo che nelle prossime 48 ore uno dei banchi di prova sarà il sostegno alla roadmap per gli aiuti finanziari ai paesi di sviluppo di 100 miliardi entro il 2020. Questo sarà un test importante perché se è ancora in discussione la possibilità del disimpegno di Trump dall'accordo di Parigi, io ritengo che sia quasi certo che la nuova amministrazione Trump taglierà tutti gli aiuti finanziari promessi da Obama ai paesi in via di sviluppo per la loro azione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici in corso. Questo richiederà un rinnovato impegno a tutti gli altri paesi industrializzati ed emergenti, affinché la compattezza e il clima di fiducia che si è creato a Parigi vada avanti. Le prossime 48 ore ci diranno se questo avverrà e a che velocità si andrà avanti. Grazie.